Dottore, dottore! No, don't say it! My daughter, she cannot love the capitano! Capitano, I have a love letter for you! Oh, capitano! Oh, no! We're interested in trying to reproduce as faithfully as we can some things, but in a fun way, and you know, that you can do drama and we've done, you know, like the morality plays and whatnot. They're kind of downer, really, but only fun because it's kind of fun to understand, you know, what they're doing and what they're making fun of and what they believe. And Commedia is a fun vehicle for that, right? You can be very authentic and still be very engaging and really draw an audience. But they're also very amused by the, you know, authentic references to life in the 16th century. Okay. Right. And right. Because we come out of that SCA framework, because we come out of that trying to keep ourselves in that Middle Ages mindset, we specifically, E. Sebastiani's, one of our goals is to give people a really 16th century experience. So we try to have accurate costumes and accurate props. We make a lot of the props ourselves. So it doesn't look like something we picked up at Target. And that is awesome. That is really admirable, I have to say. Yeah. I love that, because we don't do that. We don't have no energy nor money. No, but that's amazing. Even the words we choose, we try to keep it, we try not to let the lovers say they have a relationship, right? Yes. Even the word car was a word in the 16th century, but now it means something so very different. Yeah. That we just wouldn't say it because it would break that illusion that you're looking at something from the 16th century. Correct. Right. Now, Sebastian used to call these things swastika words because the swastika was a period symbol. It means a lot different now than it did then. Right. Exactly. And so the point is that there's a lot of words where the word may have existed or may in translation have existed, but we don't use them because they mean something very different now. And but there's also just gestures, right? You don't look at your watch, right? What time is it? That's not a thing. People didn't have sundials on their wrist. And what we've determined from doing, you know, 60 or 70 of these shows like this is that the best thing to do is to only very rarely, you know, get a shot where you're looking to the side. That would be rare that you're talking to somebody on screen that way. Uh-huh. That the audience is willing to imagine that there are, you know, N cameras, one, you know, that each person that you're looking at, you're seeing from the point of view of whoever they're talking to, right? Okay. And so if I'm going to hand something to Kat, I don't hand it this way. I hand it this way. Uh-huh. And it may look a little bit different when I get it. Un altro Gianni. Marco. I know that you have traveled the world and you're bringing Commedia dell'arte around the world, especially in Asia. So when you bring Commedia dell'arte and perhaps you see other shows in other countries, what do you see they have in common? Well, Commedia dell'arte, as you know, is all about basic emotions, basic sentiments, you know, like love, jealousy, relationship between generations, power, rich and power, poor, masters and servants. So this is something that is easily understood everywhere, love, power, jealousy, sex, hunger.
it's understood everywhere. And one important thing is that when you travel to the third world countries, sometimes we use words that in Italian have changed meaning. For example, if I say Zanni is a servant, okay, what does this word servant or servo in Italiano mean? We don't have servants. We don't know what a servant is. We don't have servants around us. We have workers, poor workers maybe, but we don't have servants. In other countries, this word is still real, means something to these people. So when you say, this is a servant, they really understand what the servant is. When you say, Clarice will marry Federico... Lorenzo il Magnifico. No, Pantalone has given his daughter to this man. They understand very well, because in many countries, I don't want to mention any specific country, but in many countries, this is still happening. So it's much more alive, much more meaningful, the stories of Commedia dell'arte in these countries than in Italy. This is a paradox, but it is true. For us, it's a kind of archaeology. For in many countries, it's still real. This gives the tragic side to these stories. This is okay for us. It's funny when Pantalone says, "You will be married, Silvia." That's all, and we laugh. But the girl is not laughing at that point. Years ago, we were in India, in Mumbai, in a big international festival, and Luciana Codispoti, my wife, had a monologue starting from Smeraldina's monologue from The Servant of Two Masters, where she's on the women's side, okay? And then we have a change of this monologue going to say something in favor of the women. And she had a response from the audience, terrific, never heard this kind of hot, warm response, claps, people who were standing, especially the women. At the end of the show, the couple of ladies came to the dressing room, and told her nobody. One lady was crying, and she said nobody in India ever said these things supporting women, in favor of the women and against men, but in a way that the men cannot be offended, that they cannot stand up and leave the stage. It's still a character, it's still theater, but I am saying something that I want to land on you. I want you to listen to me. Again, this is something that I think is important, because it's a way to share the emotions, it's a way to share content, still without, of course, offending, without criticizing any culture. Because these masks are utterly beautiful. Il dottore, questo è un capitano. Fabulous, questo un pulcinella. Pulcinella, che è il pulcinella di Petito, dell'attore Petito, o comunque insomma una. Questo è una mezza maschera che io uso per la commedia, il mio adattamento della Commedia degli Errori di Shakespeare. Quindi questo non è un personaggio della commedia, è solo una mezza maschera che uso per i due gemelli. Oh, Carlo Boso, benvenuto alla Commedia in Quarantena. Durante la quarantena abbiamo chiesto a molti attori, registi, drammaturghi della commedia dell'arte. Che cosa hai prodotto? Hai prodotto qualcosa di interessante? Hai riflettuto? Hai scritto? Perché è stato un periodo veramente difficile per gli artisti. Sì, durante la quarantena abbiamo fatto la scelta, siamo rimasti 2 mesi in quarantena, quindi abbiamo fatto la scelta da subito, dal terzo giorno di quarantena, di attivare una piattaforma per poter continuare a dare i corsi di teatro su una piattaforma virtuale. E quindi tutti i giorni, per 8 ore al giorno,
facevamo dei corsi di teatro virtuali, soprattutto sul testo, ma anche corsi di danza, corsi di scherma e soprattutto incontri il sabato e la domenica con grandi personalità del teatro europeo che si sono collegate con la nostra piattaforma. Questo ha permesso agli studenti della scuola di restare in contatto con tutto il mondo del teatro e soprattutto di prepararsi allo sconfinamento, all'uscita. Una volta che siamo usciti abbiamo messo circa 15 giorni per ritrovare il ritmo e ritrovarsi insieme e subito dopo 15 giorni abbiamo creato le rappresentazioni teatrali a Versailles, quindi tutti i venerdì, sabato e domenica facevamo delle rappresentazioni per 20-30 spettatori, non di più perché non era possibile con le norme del governo, però hanno continuato a recitare e abbiamo fatto anche la scommessa di venire ad Avignone, dove siamo venuti. Sì, internazionale, ci sono spagnoli, italiani, inglesi, ci sono dai quattro continenti, ci sono tutti dentro. È un mercato Avignone. Per darti un esempio, l'anno scorso c'erano 1000 compagnie in una cittadina di 15.000 abitanti, 1000 compagnie, e c'erano ogni giorno 1600 rappresentazioni, 1600 al giorno, quindi è una cosa enorme. Avete varie reazioni diverse, di pubblici diversi, di varie nazionalità. Qual è la reazione che avete riscontrato di più in base alle diverse culture? Sì, parli del pubblico adesso, tu stai parlando del pubblico? Sì, esistono evidentemente, quindi vuol dire che hai in una sala d'Avignone puoi avere sempre 3, 4, 5 nazionalità differenti come pubblico, quindi vuol dire che Avignone serve anche proprio per confederare il pubblico, è una forma, devi avere lo spettacolo che riesce a confederare il pubblico, appunto. Quindi vuol dire che hai degli spettacoli che toccano dei temi universali e poi sia anche nella forma, proprio nella forma, del contenuto importantissimo, ma anche che hanno delle forme accessibili a tutti. Quindi questo è anche l'obiettivo nostro, quindi di fare degli spettacoli che siano che vadano ben al di là della comprensione della lingua. In Pakistan è pericoloso far teatro, vedi, abbiamo la guardia del corpo della Repubblica del Pakistan. E quando siamo arrivati la prima cosa che ci hanno dato è una guardia del corpo e quindi andavamo tutti i giorni all'accademia teatrale, ce ne sono solo due in tutto il Pakistan, con una guardia nel corpo. E io ho scoperto che Marco Lulli è straconosciuto in quei posti, quindi vuol dire che è una star in Pakistan. È stata un'esperienza straordinaria. Allora, beh, evidentemente ci sono degli spettacoli, io ho scritto molti spettacoli, quindi ho scritto i dialoghi perché scelgo una storia, ma poi dove io mi diverto da morire a scrivere i dialoghi, perché il teatro è il dialogo, e quindi i tiranti, i monologhi, i dialoghi. Questo sicuramente è uno spettacolo che amo di più, Scaramuccia. Scaramuccia perché, a parte che sono 35 anni che sta girando, siamo alla terza generazione, quindi sta girando il mondo e lo adoro come spettacolo perché è la storia di un villaggio. Io sono estremamente legato alle storie dei villaggi, con tutte le storie di amore, di potere, queste cose qui. Come spettacolo che ho amato moltissimo e che ho ricreato 3 volte, di un autore più classico che non quello che posso essere io, è l'opera da 3 soldi di Bertolt Brecht, che ho ricreato in Belgio, in Francia e anche in Italia al Teatro Quirino 4 anni fa con gli ragazzi della scuola. Questa è un'altra forma di spettacolo che adoro, l'opera da 3 soldi, perché è una forma di teatro politico, dove si canta, si balla, però si fa anche politica e soprattutto si riprende l'idea che il teatro ha una funzione educativa e quindi che attraverso lo spettacolo puoi educare sia i bambini che gli adulti. Diciamo, io ho fatto circa 200 regie, quindi 200 regie. Non sono mai stato soddisfatto di nessuna. Io penso che, come diceva Peter Brook, sì, come dice, si può sempre fare meglio, sempre, sempre. Sono quindi totalmente essere d'accordo. Soddisfatto non è una cosa che mi appartiene. Posso amare uno spettacolo, ma essere soddisfatto è una cosa più complicata, perché sai che potresti sempre fare meglio, sempre. Quindi puoi corrispondere di più alle esigenze dell'attore, alle esigenze del pubblico, all'esigenza dell'autore.
sei sempre che fai un prototipo che ti mancherà sempre, diciamo, l'ultima pagina non è mai girata. Sì. Perché sai, il teatro è un atto d'amore, il creare uno spettacolo, no? Sì. È un atto d'amore, assolutamente. Tu, è un atto d'amore. Hanno riscoperto che il teatro può dare ancora qualcosa, insegnare qualcosa, come bloccare una guerra facendo lo sciopero del sesso. Come bloccare una guerra bloccando il denaro che viene dato alla truppa e ci sono le donne che possono farlo. Quindi anche queste sono delle belle cose. Approfittare di questo momento, questo è importantissimo, perché per dire si è creato tutto un movimento in Francia, in Italia, un pochino anche in Spagna, per recuperare degli spazi al teatro. Cosa significa? Che nelle sale non si poteva più recitare e la città di Parigi ha aperto 170 parchi e giardini al teatro. E quindi vuol dire che si stanno recuperando degli spazi fenomenali, ma per fare questo ci vogliono delle compagnie che sappiano farlo, e quindi vuol dire di fare un teatro urbano, e quindi vuol dire un teatro cittadino, come si può dire, che sia comprensibile da tutti, dai bambini, dagli emigranti, da tutti, che sia alla portata di tutti, di ritornare davvero a quello che erano i saltimbanchi dell'arte, ma di un'arte vera, che è quella di far teatro per la gente, e attraverso il teatro cercare di far sì che il mondo vada meglio, e quindi vuol dire di educare ancora attraverso il teatro, come facevano i greci, la gente a quello che è il bene della società, quindi di lavorare tutti insieme per il bene della società, denunciando anche quelle che sono diciamo, le distorsioni sociali, come faceva Dario Fo attraverso il teatro. E io spero che grazie proprio a questa quarantena che ci ha permesso di mettersi tutti in contatto in tutta Europa, non solo in Europa, anche in tutto il mondo, ci permetta di poter andare avanti ancora meglio insieme attraverso quello che è il far teatro. Tenere nel cuore, e ringraziamo il nostro Carlo Bogio che è stato tanto gentile e simpatico. Carlo... Grazie dottore, bravi e bravissimi. Ciao. Per quello che fate, proprio bravi. Bravi. Anche a voi. Ma buongiorno, buonasera, good morning, good evening, good night a tutti. Hello, 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 dottor Balancione, my friend. Mo caro pantalone, mo cosa abbiamo in pentola oggi alla commedia in quarantena? But in our pot we are boiling really, really, really good stuff. Arriva il capitano! Capitano, agli ordini, at your orders. Yeah, when I was in Arezzo, I had a kind of, I liked doing Pantalone. I don't know why, but I felt an affinity for that character. So I did a lot of Pantalone. And of course, this mask I made in Arezzo, Capitano mask. Oh, you made it? Yeah, yeah. So this was the mask that I made. So I also liked Capitano. I think there's something that I like about playing men who think they have a lot of power. They think they have a lot of power. All forms of comedy and that I've practiced are influenced by commedia. I mean, commedia was kind of the first somewhat organized version of comedy, and then it became, you know, that's how modern comedy was born. So when I think about the influences of commedia to stand-up, you know, when I write stand-up, I always start with, we call them attitude words, like how you feel about something that you're going to talk about. And that's, of course, such a huge component of commedia. When you're behind the mask, you're communicating how you feel about something with your body, with your expressions, with your mouth. And so definitely just the perspective, the point of view, how you feel about something. And then with stand-up, after you kind of explain how you feel about something, why you think it's weird or hard or scary or whatever, then you do a little act out of it. And that's kind of the part that people are laughing about, because you're making it visual for them. So you're doing a little scene with yourself. You're doing a little canovaccio, if you will. And so you're playing different characters within that. You're playing from your own perspective. You could play yourself, or you could play the other character that you think is weird. And that's usually a
point where a stand-up gets into like a different physicality. And so Maria kind of became famous mostly because of this video, and I enjoy the little gag. It's short, it's about 1 minute. It's definitely related to New York because this is Andrew Cuomo. Enjoy Maria De Cotis in her most famous lip-syncing video. A last point, on a personal point, I have my daughter Mariah who is with me, and she is the third daughter for me. The last thing they want to do is hang out with Pop, right? And Mariah brought her boyfriend, who's also here. The boyfriend is very nice, and we like the boyfriend. Advice to fathers, the answer on what you think of the boyfriend is always, I like the boyfriend, always. Because there's only two options. Either you like the boyfriend, in which case you say, I like the boyfriend, or you don't like the boyfriend. But you can never say you don't like the boyfriend. I learned this lesson the hard way. Otherwise, it triggers NDS. NDS is natural defiance syndrome. It's not documented, but it is a psychological condition where if you say as a father, I don't like him, natural defiance syndrome kicks in, and then they like the boyfriend more because he is opposed by the father. So the answer has to be, I like the boyfriend. In this case, I actually like the boyfriend. But even if you don't like the boyfriend, the answer can only be that I like the boyfriend. In Commedia, for me, there's so much rhythm. Every character is like a different kind of instrument. And the way that, you run your characters and the scenarios on stage, it's as if there is, like the Shakespearean iambic pentameter, a harmony. So that everybody is like a different instrument, and then they come together on the beginning beat. Delivering pedagogy is something different. Physical theater is something different. And Commedia dell'arte is already enough at risk about quality. Breath comes with life. Breath goes with death. So if you think it's your first line of choreography, how we govern our audience and how we govern our lives is through the breath. So I work a lot on really making the breath have its own kind of journey. On top of that comes emotion and grommelot and then words. But every character, because every shape is a slightly different shape, pantaloni, collapses the body, the doctor is quite broad. That shape influences the size of the lung and the way that they breathe, quite apart from how any individual emotion works. So I just spend a lot of time making the breath audible so people can hear how they use it, because that's our first tool as a technician when we work with our students, is that, if I go like this, you see, you do it too. So there's a way that we have to be very knowledgeable about our own emotions and breath so that we can use them, because our job is to take an audience on an invisible journey, an emotional journey. And we do that by, just that's tiny. But it starts to be the punctuation of the story. About the 99 Fatiche di Arlecchino, did you write it? Is an original work? Yeah, I think that was made me recognizable during the year, because it's very difficult to write fresh stuff for this kind of masks. And coming from, I've been a lot inspired, of course, by Italian culture. We are made of Commedia dell'arte. Basically, from that kind of culture I already know, which is the Arlecchino part. And then I spent my when I was a teenager, I was madly, and I still am madly in love with Terry Pratchett, Didi. And his irony, his imagination, his stuff. And so I took the death from him, which I found it in the classical Pulcinella puppetry
Canovaccios. You worked also with Ferruccio Soleri in Palermo, but also Franco Battiato, the songwriter and Sicilian singer, chose your Arlecchino for his documentary, Attraversando il Bardo. Wow. Notevole. La morte. A lot of what we teach is about reconnecting people to what they used to do. Because actually, if you follow your instinct sometimes, and Christina and I and Chaim spoke a lot about instinct at the weekend, but if you listen back, you know, you've got everything. You don't need to think as much as you thought you might need to think, because it's already in us. Yes, it's more clear now. Yes. But I only spoke Arab. I know. I've never done it now. Ma a Cristina venga in Napoli o in New York? Yes. No. I don't know, or in London. Ha ragione.